Buongiorno a tutti, 6 dicembre 2019, ci troviamo qui di fronte all'ingresso di Amagambiente, Viale Teresa Michel, numero 44. Volevamo documentare una situazione che c'è su questa strada. Sono in compagnia del professor Manzini, che è già pronto, e di Gianni. Ciao. Professore, cos'è? Qual è il problema qua? Il problema è che abbiamo degli scalini dove si perdono i pezzi. E cos'è che sta a fare qua? Provo un po'. È un pezzo di strada, Gianni. Di asfalto che si sta smantellando. Vedi queste sezioni ben delineate, sembra quasi un mosaico. E rimettilo a posto che magari si rompe qualche gomma di camion. Cioè, è rischioso questo stato della sede stradale, professore. Entrano ed escono numerosi mezzi. Battilo col piede. Di Amagambiente possono subire dei danni alle cerchioni, alle ruote, ma anche le persone che possono così passare in bici. Abbiamo fatto un servizio su questo stato delle cose e parlando anche con tanti automobilisti abbiamo visto che ci lasciano non solo la gomma al copertone, ma spesso anche il cerchione, perché per esempio se proseguiamo a proseguire un pezzettino, questo dovrebbe essere ancora degli scavi di open fibra. Certo. Ho fatto segno questa di open fibra. Sì, sta arrivando open fibra. Anche vedete qua questa strisciata, questa striscia, e anche notate il dislivello. Non ce l'ha il metro dietro, professore? No, non c'è. Sì, ce l'ho il metro, ce l'ho, eccolo qua. Tu come sì, prendi? Sì, lo va a prendere in macchina un attimo. Guardiamo il dislivello di questo tombino di open fiber. Tanto lo faccio vedere, sta fermo qui Gianni, lo faccio vedere di prospettiva. Provo ad abbassarmi. Guardate. Cioè, è un lavoro questo che è molto... Poco saranno 4 centimetri. Vabbè, però secondo me a furia di passare le auto... Qui siamo anche sbriciolano ancora di più. La zona c'è il canile. C'è il canile, il cimitero. Guardate, adesso proprio in modo molto molto. Sì, calcoliamo che c'è anche la ghiaia, siamo quasi 7 centimetri, professore. Tra 7-8 centimetri. Allora, voi immaginate un automezzo che va anche i 40-50 all'ora. Secondo voi cosa succede? Salta. Non solo salta, secondo me spacca il la gomma. Se va giù qua con questo avvallamento, tu, secondo me la buca la taglia immediatamente. È rischioso, cioè è un pezzo di strada veramente. Qui abbiamo il cimitero. L'AMAG, il canile gattile. Sanitario e il gattile, e in più abbiamo tutti coloro che vanno a correre sugli arbi. Esatto. Quindi non è una strada diciamo poco frequentata, anzi è una strada abbastanza frequentata. Esatto. E in modo continuativo. Guarda qua, in pochi minuti sono usciti almeno 3 camion dall'AMAG, camioncini, ecco, ne sta uscendo un altro. Quindi, ma qua c'è il camioncino. Quindi anche camion pesanti che contribuiscono al dissesto ulteriore. Se il piano stradale quello che è, cosa succede con camion che pesano quintali? Cosa succede? Tonnellate. La strada che si rovina sempre di più, sempre di più. Vabbè, certo, a questo punto
concludi la segnalazione, se... l'abbiamo fatta, concludi guardando concludo cosa posso dire? Che spero venga asfaltato il primo possibile. Rimessa appunto, guardate la prospettiva proprio del taglio, vieni qua, vedi questo taglio qua, questo lo vedi, girati là in fondo, fai una prospettiva là in fondo. Ecco, c'è proprio il camioncino qui, guarda che roba. Là in fondo, no, là in fondo del... So, faccio una zoomata. Di questa linea, questa striscia. Si vede questo benissimo. Questo è il taglio che è stato fatto per posizionare... Speriamo che qualcuno prenda provvedimenti. Va bene, ma questa è una piccola esemplificazione. Ce n'è. Va bene. Concludiamo, Gianni, un saluto. Ma chi sei? No, ma sei, scusa, anche Gianni ha l'aspetto, diciamo, ghiacciato di una sardina. Acciuga. Un'acciuga. Va bene. Stai attento a non cadere. Un merluzzo. Va bene. Saluta i tuoi amici, Gianni. Ciao, io avevo già concluso prima, eh. Vabbè, dai, non ce ne eravamo accorti. Ma non su. Fare il solito burbero, su, dai. Solo burbero. Adesso mi dici prima, ti prendo una Coca-Cola calda, dai. Concludi, poi dopo 5 minuti torni. Ma tu devi essere di nuovo. Devi essere anche molto flessibile. Lasciamolo sempre brontoloso. Devi capire al volo quello che ti sta succedendo intorno. E concludi, dai. Concludo dicendo che il nostro brontolone ce lo teniamo così com'è, anzi, per Natale lo useremo come Babbo Natale brontoloso. Ecco. Va bene. D'accordo. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao, ciao, ciao.